Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua dopo una lunga assenza dovuta a un po' di malattia, diciamo. Ho avuto l'influenza in questi giorni, quindi non ho potuto caricare video, ma oggi mi rifarò di tutto il tempo passato. Quindi, nel frattempo che ero malato, ne ho approfittato un pochettino per osservare un po' qualche sito, così cercare un po' in giro, ho trovato qualche news interessante. Per cui oggi apriremo con un altro video delle news. Quelle teoricamente settimanali che potremmo definire news casuali, che non si sa mai quando arrivano, ma prima o poi arrivano. Allora, oggi abbiamo delle news molto interessanti. Direi di partire dalla prima, delle pistole UE. In questo video vi accenno subito adesso, metterò una cosa diversa dal solito, ovvero metterò in sovraimpressione le immagini di quello che sto parlando, così sarà una cosa anche un po' più piacevole da vedere. Allora, iniziamo con le pistole UE. Da poco nei siti di San Marino ho notato una grande affluenza di pistole del marca UE. Maggior parte stiamo parlando di Green Gas. Allora, tra le principali troviamo le M92FS di Resident Evil, quindi le Samurai Edge, quelle famosissime. In più ci sono arrivate un bel po', una carrellata anche di Colt. Devo dire che ho visto Colt 1911 A1 Classic, però placcate, diciamo, c'è quella gold plated in oro e quell'altra che sembra cromata, ma non sono sicuro perché alcuni da dicono cromata in argento, altri solo cromata e basta, quindi c'è un po' di confusione su quella. In più sono arrivate anche le Desert Warrior, ovvero dovrebbero essere i cloni delle Marui Desert Warrior, quindi è un po' le solite pistole, quella che avevo io dei tempi che furono. In più sono arrivate anche altre due pistole molto interessanti su cui vorrei spendere una parolina in più. Allora, partendo dal presupposto che una di queste è molto, anzi, sono tutte e due molto nuove, diciamo, nel catalogo della UE. E stiamo parlando della G17 e della 3P per 4, che sarebbe la P per 4, la pistola famosissima Beretta, nuova, di cui mi sta facendo molta gola da dire perché ha un'estetica davvero eccezionale. Poi costa anche una cazzata, quindi insomma è un'ottima pistola a prima vista, poi andrebbe provata, si vedrà in futuro se magari farà una recensione. No, ma nel negozio Safara Softair, dove ho notato un'affluenza di ASG della Chaima, soprattutto parlando di tre ASG in particolare, di AK, stiamo parlando sempre dell'AK. Questi però sono un po' con un pizzico di Est Europa, infatti stiamo parlando di AKM, AKMS e AKMSU, che sono, adesso li metterò in fila, prima la KM, poi la KMS e dopo la KMSU, che sono tre fucili d'assalto su base AK, ovviamente. Che devo dire, io non amo gli AK di natura così, però questi qui mi stanno attirando molto molto molto. Ne ho visti anche un paio su Taiwangun e devo dire che la cima con questi legni tutto sommato pregiati, perché sento legno di noce che dovrebbe essere fatto, quindi sono full metal e legno, legnaccia, ferraccia, lacrimina. Poi andando avanti arrivo a Softair Italia. Qui mi sono soffermato molto perché sono stato un pochettino a sbavare diciamo, la home page, che ho visto una cosa che mi ha catturato lo sguardo, infatti l'ho messa come secondo punto per non spoilerarla, ma non ci riesco. Finalmente è arrivato questo, un secondo. Avete presente i pallini della GEG che vi sparacavano sempre il GR4 e il G980, il Kar 98K della GEG? Bene, finalmente è arrivato, l'ho trovato finalmente lì su Softair Italia, scusate. Esteticamente è una bomba, in più gli danno in offerta assieme, in offerta, insomma, sempre nella confezione danno anche una cinghia in vero cuoio. E eccoci qui, una piccola introduzione logistica, poi vi spiegherò a fine video. Allora, ero arrivato a Softair Italia con la seconda offerta che ho trovato. Allora, nella home page mi è capitato di vedere il fold della Jingong scarrellante, quel modello di cui sta parlando tanto, mi sembra LK qualcosa di sigla. Che solitamente l'avevo visto al prezzo originario era 169 € mi pare, l'hanno scontato fino a 143,65 € che è praticamente uno dei prezzi più concorrenziali per questa replica che abbia visto ancora in giro nei siti. Quindi se a voi vi piace un ASG tipo il Fall e non volete spendere l'ire di Dio comprando un King Arms che tutto sommato è una bestia eccezionale, però
alla pecca un po' del prezzo, che poi pecca, la qualità si paga, quindi si può tornare indietro un po' sul Jingong, che ha meno qualità, però tutto sommato l'estetica è abbastanza molto carina. Quindi 143,65 euro, se vi ricordate fateci un salto, dateci un'occhiata, che Soft Tire Italia è uno dei siti che merita di più come qualità e convenienza. Poi, passando oltre, arriviamo finalmente a anche un altro sito. Il sito è Nitto Software e c'è stata una news da poco, che abbiamo visto più o meno tutti su YouTube. Praticamente ha aperto una nuova sezione con scritto prodotti Nitto Software. Dovrei avere uno screen della pagina, non della pagina principale. Adesso lo mostrerò in sovrimpressione, ecco, nella quale possiamo notare che sono presenti i nuovi Gearbox Plug and Play. Praticamente, quando iniziamo magari a fare un game importante, dobbiamo avere un fucile ad alte prestazioni senza spendere, senza dover, anzi senza doverlo mandare da Nitto, pagare spedizioni, riportarlo, farlo customizzare, farlo rispedire indietro. Qui sarà semplicissimo, basta comprare uno di questi Gearbox già pronti, con cavetteria anteriore o posteriore, per adesso sono solo per M4 però, che appunto ci permettono di aprire il nostro fucile, scollegare il gearbox presente e ricollegare quell'altro, e siamo pronti in una manciata di minuti. Basta giusto il tempo avere un po' di manualità e precisione per rimontare e smontare il gearbox e siamo pronti per fare il torneo. Quindi, con le news di questa settimana è tutto, ci vediamo al prossimo video che dovrò editare tra poco, perché è già pronto anche quello da prima, però volevo caricare prima questo. Quindi ci vediamo alla prossima, un saluto dal vostro Cappier 2000, ciao ciao! Thank you.